Oggi parleremo dell'amicizia secondo Aristotele. Aristotele tratta dell'amicizia diffusamente in due capitoli dell'Etica Nicomachea e precisamente nel capitolo ottavo e nel capitolo nono. In questo video ci limiteremo a dare alcune informazioni generali sul concetto di amicizia in Aristotele e nei video successivi proveremo ad approfondire alcuni aspetti leggendo e commentando qualche brano tratto dall'Etica Nicomachea. Cominceremo intanto con il dire che la parola filia, che viene tradotta in italiano appunto con amicizia, ha un significato molto più vasto che non il termine corrispondente italiano, ma la parola filia in greco riguarda praticamente tutti i rapporti umani. Quindi Aristotele parla di filia anche in riferimento ai rapporti tra i genitori e i figli, tra il marito e la moglie, tra coloro che intrattengono rapporti di affari, tra i cittadini come membri di una comunità politica, eccetera, eccetera. Fatta questa premessa, andiamo senz'altro a definire che cosa è questa filia per Aristotele, cioè quando possiamo dire di trovarci di fronte a rapporti amichevoli e quando invece no. Intanto la prima distinzione che Aristotele fa è che l'amicizia va misurata, diciamo così, sulla base del suo oggetto. E in questo caso oggetto dell'amicizia può essere o l'utile o il piacevole o anche il bene in sé. E, tuttavia Aristotele precisa subito che vi è un'amicizia autentica e un'amicizia, diciamo così, per accidente, kata sum pecos, per accidente, cioè un'amicizia che assomiglia in qualche modo all'amicizia autentica, ma tale non è perché in questo caso non si è amici per il fatto che si ama l'altro, ma per il fatto che ci si aspetta dall'altro un qualche utile oppure un qualche piacere. Quindi questa è la prima distinzione. L'amicizia per se stessi, si può essere amici per ciò che l'altro è, per come l'altro è, o si può essere amici perché ci si aspetta dall'altro un qualche bene, un qualche utile oppure un qualche tipo di piacere. Ciò che è caratteristico comunque dell'amicizia è la reciprocità, cioè il rapporto di filia deve essere reciproco. Io devo aspettarmi qualche cosa dall'altro e anche l'altro deve attendersi qualche cosa da me. E se manca questa reciprocità non si può parlare di filia, non si può parlare di amicizia. Andiamo a leggere adesso soltanto un paio di brani in cui questa posizione iniziale, da cui poi si svilupperà tutto il discorso di Aristotele, viene fissata in frasi molto brevi e concise. Quelli che si amano reciprocamente a causa dell'utilità, non si amano per se stessi, ma in quanto ne deriva loro reciprocamente un qualche bene. Parimenti, nel caso in cui si amino a causa del piacere, infatti essi non amano gli uomini spiritosi per il fatto che posseggono quella determinata qualità, ma perché a loro risultano piacevoli. Dunque, coloro che amano a causa dell'utile, amano a causa di ciò che è bene per loro, e quelli che amano per il piacere lo fanno per ciò che è piacevole per loro, e non in quanto l'amato è quello che è, ma in quanto è utile o piacevole. Ecco il primo punto, quindi l'amicizia kata sum bebekos, cioè per accidente, che non è l'amicizia autentica,
e si fonda appunto sul fatto che io non amo l'amico per quello che è, ma lo amo in quanto posso ricavare da lui un certo utile o un determinato tipo di piacere. E l'altro si aspetta la stessa cosa da me. Per conseguenza, dice Aristotele, queste amicizie sono accidentali. Infatti, non è in quanto è quello che è che l'amato è amato, ma in quanto procura un bene o un piacere. Per conseguenza, le amicizie di tale natura si dissolvono facilmente. Quindi, l'amicizia che si fonda sull'utile o sul piacevole è facile a dissolversi, proprio perché l'utile o il piacevole non sono elementi permanenti come la virtù. Vedremo tra poco che l'amicizia che si fonda sulla virtù, cioè quelle amicizie nelle quali io amo l'amico per quello che è, cioè per il fatto che è virtuoso, per il fatto che è nobile e buono, kaloska e agathos, ecco, queste amicizie, in quanto la virtù è permanente, sono le più durevoli. Non si fondano su elementi contingenti come può essere l'utile o come può essere il piacere. Il piacere può venir meno. L'utile, un bene che io ricevo, una volta che l'ho ricevuto, non mantiene l'amicizia perché io ho ottenuto il mio scopo e quindi l'amicizia, quell'amicizia fondata sull'utile, non ha più ragione di sussistere nel momento in cui io ho ricevuto dall'altro quello che mi attendevo e l'altro ha ricevuto parimente da me ciò che egli si attendeva. Dunque, questo per quanto riguarda l'amicizia catasium bepe cos, cioè l'amicizia per accidente, l'amicizia che non è una amicizia autentica. Veniamo adesso a leggere il brano in cui Aristotele dice che cos'è invece l'amicizia autentica, egli la chiama anche l'amicizia perfetta, teleia filia, l'amicizia perfetta, l'amicizia compiuta. L'amicizia perfetta invece è l'amicizia degli uomini buoni e simili per virtù. Ecco qua, degli uomini buoni e simili per virtù. Ton agathon filia kai katarete omoion, cioè gli uomini simili per virtù e appunto gli uomini buoni. Costori infatti vogliono il bene l'uno dell'altro in modo simile in quanto sono buoni, ed essi sono buoni per se stessi. Ecco, essi sono buoni per se stessi. Cazza autusso, no? Non catasium bebe cosso, non sono buoni per accidente, non sono buoni in quanto io mi aspetto da loro un bene, quindi li dico buoni in base ai miei fini, in base a quello che io mi attendo da loro. Non sono buoni per accidente nel senso che io mi aspetto da quella persona un determinato piacere e quindi è per altro, cioè per il piacere che io frequento quella persona, non perché, diciamo così, riconosco in quella persona un valore in sé e mi identifico in qualche modo con quella persona, no? Qui c'è un altro elemento importante, cioè soltanto i buoni possono essere amici, perché il buono è in qualche modo si riconosce, si rispecchia nell'amico, vede nell'amico quelle virtù, quelle capacità, quella forza che è propria anche di se stesso e quindi si compiace in qualche modo di amare l'amico perché amando l'amico è un po' come se amasse se stesso. E questo è un altro elemento che eventualmente svilupperemo in seguito. E cioè si può essere veramente amici, autenticamente amici, soltanto nella misura in cui si è capaci di amare se stessi. E quindi si vede, in questo senso si vede anche se stessi riflessi nell'altro che è parimenti virtuoso, parimenti buono, nel senso che abbiamo detto, nel senso del kalos kai agathos, no? Questa idea appunto della virtù, della bontà, che ha ben poco a che vedere con le virtù cristiane, dell'umiltà,
della mortificazione, eccetera, eccetera. Coloro che vogliono il bene degli amici per loro stessi sono i più grandi amici. Infatti, provano questo sentimento per quello che gli amici sono per se stessi e non accidentalmente. Quello che dicevamo. Orbene, l'amicizia di costoro perdura finché essi sono buoni. E d'altra parte la virtù è qualcosa di permanente. Ecco, quindi la virtù, l'amicizia che si fonda sulla virtù, che è appunto casa utusso, cioè è per se stessa, non è catasio in bebe cosso, non è un'amicizia per accidente, cioè non è un'amicizia dovuta a motivi contingenti come l'utilità e il piacere, è anche la più durevole, è anche permanente, per le ragioni che abbiamo detto. Naturalmente questo tipo di amicizia è rara, come si diceva, perché rari sono gli uomini buoni. Ecco, per oggi è sufficiente aver dato queste linee generali e nei prossimi video eventualmente andremo ad approfondire i singoli temi connessi a questa impostazione generale.